Amici telespettatori, amici di Viva la Puglia Channel, di Viva l'Italia Channel, canale 879 Sky, amici dei social, come sapete io intendo e svolgo un'attività giornalistica finalizzata, mirante a dare spazio a tutte le formazioni politiche. Per me non esistono i numeri, non esistono le percentuali, tu puoi valere lo 0,1%, puoi valere il 30%, per me esiste la dignità di chi fa politica in maniera pulita, con lo scopo di contribuire al miglioramento della cosa pubblica, e quindi in una logica di par condicio che io attuo sempre, non solo nei periodi imposti dalla campagna elettorale, siamo alla scoperta di una realtà politica che si sta radicando in Italia. Mi riferisco al movimento politico Libertas, e quindi conosceremo questo movimento attraverso i rappresentanti nazionali e locali, proprio per far sì che questa offerta politica possa essere conosciuta. D'altronde un canale Sky e la forza dei social sono lo strumento più idoneo per una, come dire, disseminazione appunto delle idee. E allora iniziamo a conoscere il presidente nazionale del movimento, Antonio Fierro. Allora, presidente, si presenti. Sono un ex manager del gruppo IRI e ho lavorato nelle partecipazioni statali per circa 40 anni. Conosco un po' tutto il mondo delle partecipazioni statali, sia italiane che estere, e conosco molto molto bene tutta la macchina dello Stato. Attualmente svolgo la professione di commercialista, in quanto ho i titoli e tutti i titoli per svolgere tale professione. Sono un revisore ufficiale dei conti, ho svolto molte mansioni durante tutta la mia vita. Attualmente, avendo una certa età, mi limito a fare la professione, e in alternativa svolgo le mansioni di presidente del movimento politico Libertas. Questo movimento è sorto solo qualche anno fa per volere mio e di molti amici ex democristiani che avevano partecipato al mondo di Libertas. La Libertas durante gli anni della Democrazia Cristiana si impegnava soprattutto nel campo, diciamo, in tutte le discipline sportive, dal calcio al nuoto, alla box, alle altre discipline sportive. Noi abbiamo preso questo simbolo per poter fare una battaglia in campo politico e per poter risolvere tanti problemi italiani che attualmente sono irrisolti. Ecco, presidente, Libertas, immagino, come la immagino ovviamente, desumo come una forza centrista, appunto una forza moderata. Ecco, come mai avete preferito Libertas rispetto magari ad altre formazioni politiche? Cioè, qual è il quid pluris, il valore aggiunto che Libertas potrebbe dare nell'ambito del firmamento politico, motivo per il quale avete appunto creato questa nuova realtà? Bisogna tenere presente che Libertas, durante tutti gli anni della vita politica della Democrazia Cristiana, ha rappresentato i giovani, ma erano i giovani che erano molto ma molto critici sull'operato sia della Democrazia Cristiana sia di tutti gli altri partiti. Nel momento in cui
e i partiti commettevano degli errori, i giovani Libertas, che erano quasi tutti universitari, però iscritti alle varie facoltà dell'università, subito coglievano l'occasione per richiamare al dovere o richiamare alla rettitudine, alla moralità, alle singole forze politiche, tant'è vero che Libertas, in una circostanza, ritengo opportuno ricordarla, fu determinante nel chiedere e nel far dimettere Giovanni Leone durante il caso Lockheed. Ecco, consideriamo l'attuale scenario politico. Stiamo assistendo a una nuova realtà, perché da un bipolarismo che c'era, centrodestra e centrosinistra, più questa nuova realtà dei 5 Stelle, per ragioni di governo è nata una unione Lega-Movimento 5 Stelle. Ma in Italia si profila una diarchia, una contrapposizione tra forze, diciamo, moderate e forze sovraniste, la Lega e certi estremismi riconducibili anche alla destra più estrema. Ecco, consideriamo questa nuova realtà, perché in Italia davvero è cambiato parecchio. Poi potremmo approfondire le questioni del razzismo e quant'altro, ma vediamo che in Italia c'è questo nuovo quadro. Potremmo non più centrodestra, centrosinistra, ma si va verso sovranisti da una parte e forze, diciamo, moderate dall'altro. Guardi, bisogna esaminare attentamente la vita politica italiana da alcuni anni, che cosa è successo in Italia. Il centrodestra e il centrosinistra sono stato un disastro per motivi vari, ma soprattutto perché il centrodestra e il centrosinistra hanno governato assieme, anche se in alcuni momenti la sinistra era al governo, ma aveva l'appoggio esterno della destra e viceversa. Cioè era un tutt'uno. In apparenza facevano delle finte, facevano delle sceneggiate, meglio dette sceneggiate napoletane, ma in realtà il centrodestra non ha mai fatto alcuna obiezione vera al centrosinistra nel governare, né il centrosinistra ha fatto un'azione di opposizione oppure di critica al centrodestra. Chi ha fatto l'opposizione al centrodestra è stata la magistratura. Ma non possiamo dire che il centrosinistra abbia fatto opposizione al centrodestra. La magistratura è una forza esterna alla politica italiana e la magistratura è stata determinante a cambiare la scena politica di questo paese. Andiamo, prego. Adesso andiamo a quello che è successo successivamente. In questo momento ci troviamo una nuova componente che è uscita in modo strano, in modo anomalo, perché dietro le quinte c'è una realtà che nessuno conosce, perché è una società che gestisce un partito, ma nessuno sa che cosa c'è in questa società. La famiglia Casaleggio gestisce una società. In questa società che cosa c'è? Chi sono i componenti? Chi sono i finanziatori? Non certamente Casaleggio. Allora vogliamo chiedere chi sono gli azionisti di questa società?
E questa è una prima realtà che dovremmo noi conoscere e sapere che cosa c'è dietro le quinte. La seconda realtà, c'è una scissione di una fetta del centrodestra che ha abbandonato il centrodestra per comporre un governo, solamente con la scusa di aver preso una maggioranza, una percentuale lievemente più alta di tutto il centrodestra. È una scusa, perché o c'è un centrodestra compatto, o se no ognuno fa degli interessi personali, come nel caso specifico che una forza sovranista è una forza che dovrebbe rappresentare delle fasce sociali più deboli, si sono messe assieme per governare. In realtà c'è tutta una componente che non si riesce a comprendere perché si sono messi assieme e che cosa effettivamente vogliono fare. Presidente, un giudizio su Salvini. Ma io non intendo dare giudizi sulle singole persone, perché... Diciamo Salvini come Lega, in questo senso. Perché Salvini per me è un componente della Lega. Non penso che Salvini decida e fa tutto di testa sua. Io ritengo che la Lega abbia una direzione, abbia dei componenti che contribuiscono a prendere delle decisioni importanti. Devo dire che tutto sommato alcuni aspetti portati avanti da Salvini, dalla Lega in questo momento, soprattutto l'aspetto dell'accesso da parte di tanti profughi, chiamiamoli profughi, chiamiamoli stranieri che accedono sulle coste del nostro paese, io devo dare il mio applauso, devo dire che sono concorde che è stato messo una barriera, è stato messo un diktat, sono state fermate tante navi e tanti imbarcazioni che portavano questa gente qui sulle coste italiane solamente per interessi personali. Ecco, Presidente, concludendo un po' la nostra chiacchierata, come intendete muovervi in vista delle prossime scadenze elettorali? Mi riferisco alle europee del giugno 2019 e quindi tutta la tornata regionale delle elezioni regionali del 2020. Ma guardi, la prima cosa, bisogna conoscere la nostra realtà politica, quale programma sta portando avanti. Qui, caduta la DC, è avvenuto un qualche cosa di anomalo che va spiegato, io lo spiegherò, parzialmente l'ho spiegato nel libro Ghigliottiniamo. Questo che stiamo mostrando, intanto una curiosità, di cosa si tratta? Un titolo bello forte. Parzialmente ho spiegato il nostro programma parte in sintesi è stato scritto nel libro Ghigliottiniamoli, un'altra parte molto più esplicito lo sto scrivendo nel secondo volume, non so se chiamarlo Ghigliottiniamoli oppure chiamarlo con un titolo molto più forte di Ghigliottiniamoli. Vediamo che cosa è successo con il centrodestra e il centrosinistra. Per volere del centrosinistra è stato ceduto tutto il patrimonio italiano a costo zero, cioè il patrimonio che il nostro paese aveva, che era l'IRI, che era l'EFIM, che era l'ENI, che era l'IMI,
che era l'inassicurazione e altre componenti, sono state, tutto questo patrimonio è stato regalato a 500-600 famiglie. È evidente che regalare, cioè non è entrato un centesimo nelle casse dello Stato con la cessione di questo patrimonio. Cedendo il patrimonio a 500-600 famiglie, queste famiglie italiane, a incominciare dalla famiglia Agnelli che ha preso la Banca Commerciale Italiana, esaminare che cosa ha fatto Tronchetto Provera con tutto il gruppo Stet, a esaminare che cosa ha fatto la Benetton con tutte le autostrade, cosa hanno fatto? Hanno incamerato i beni dello Stato e poi sono andate a pagare le tasse fuori dall'Italia. Cosa è successo? Perché va esaminato attentamente tutto, io essendo un manager dell'IRI e avendo avuto la possibilità di verificare, analizzare, leggere ed esaminare attentamente tutto quello che è successo, posso parlarne in lungo e largo. Cosa è successo? Il primo fattore importante fatto da questi signori che hanno avuto gratis i beni dello Stato, hanno licenziato una parte del personale. Ma nel licenziare una parte del personale hanno detto al ministero competente, che è il Ministero del Tesoro, deve pagare il trattamento fine rapporto di questa gente. In realtà tutte le persone che sono state licenziate dalle partecipazioni statali sono state pagate il trattamento fine rapporto, è stato pagato dal nostro Ministero. Quindi capisco perfettamente da quello che mi ha detto lei, ritornando alla nostra domanda, che questi sono i motivi per cui lei ha ritenuto fallimentari i governi di centrodestra e centrosinistra che, come ha sottolineato, di fatto erano un tutt'uno, seppure mascherati. Ecco, concludiamo la nostra chiacchierata con un per queste elezioni imminenti, diciamo imminenti neanche tanto, ma comunque molto vicine, correrete da soli? Stiamo esaminando attentamente che cosa fare per le prossime elezioni. E certamente in alcune regioni presenteremo una lista da soli. Non intendiamo avere dei connubi con tanta gente che ha creato danni immensi al popolo italiano e soprattutto alle categorie più deboli, alle fasce più deboli. Ok, bene. E allora termina qui la nostra chiacchierata con Antonio Fierro, che è il presidente nazionale del movimento politico Libertas. Avremo modo di incontrarci nuovamente con lui in altre occasioni e ci incontreremo, avremo modo di ascoltare altri rappresentanti nazionali e locali del movimento, proprio perché noi siamo aperti ad ascoltare ogni contributo politico che venga da forze sane e democratiche. E questo è il bello della democrazia, poi chiaramente il cittadino è libero in cabina elettorale e nelle sue scelte di appunto valutare e scegliere la formazione che ritiene più consona al proprio modo di vedere, ai propri progetti, alle proprie idee.